Ciao, come appaiono gli altri? Gli altri non sono entità indipendenti, sole, isolate dal mondo che noi possiamo semplicemente osservare. Appaiono perché interagiamo con loro. E per far capire questo concetto dell'interdipendenza nel come percepiamo gli altri, nel come appaiono gli altri, ti racconterò questa storiella di un monaco, di un saggio. Di un monaco saggio che stava all'interno, che stava alle porte d'ingresso di un villaggio, diciamo così, di una città, facendo l'elemosina come fanno i monaci. E arriva un giovane proveniente da un'altra città, sta per entrare dentro. Prima di entrare, vede il monaco lì seduto e gli dice: Ciao monaco. Come sono gli abitanti di questo villaggio? E lui ci dice: Ma gli abitanti del villaggio da cui provieni com'erano? Lui dice: Guarda, erano tutti stronzi, cattivi, ce l'avevano con me, mi odiavano, è per questo che sono andato via. E il monaco dice: Guarda, gli abitanti di questo villaggio sono esattamente gli stessi, allo stesso modo. Va bene, e il ragazzo va. Poi passa un po' di tempo, arriva un altro giovane, anche questo proveniente da un altro villaggio, e vede il monaco e dice: Ciao monaco, come sono gli abitanti di questo villaggio? E il monaco gli dice: E come erano gli abitanti del villaggio da cui provieni? Ma erano brave persone, ottime, avevo buoni rapporti con tutti, mi trovavo bene. E il monaco gli dice: Bene, gli abitanti di questo villaggio sono esattamente allo stesso modo. E allora lì vicino c'era un signore che ha visto le due scene e ha detto, si avvicina al monaco e dice: Ma scusa monaco, sì che tu sei un saggio, ma hai detto due cose diametralmente opposte a questi ragazzi, com'è possibile? E il monaco gli dice: Perché noi vediamo ciò che siamo, non vediamo le cose per come esse appaiono, le vediamo per come sono dentro di noi, vediamo ciò che è dentro di noi. Questo è quello, gli altri quindi ci appaiono come noi siamo fondamentalmente, come noi vogliamo che ci appaiono, cioè la realtà esterna è il prodotto della nostra realtà interiore. Questo non significa che se una persona è negativa dobbiamo restarci comunque perché siamo noi che la vediamo negativa, probabilmente attraiamo le persone che vanno a essere complementari a ciò che siamo dentro. Per questo è importante, quando ci capitano sempre le stesse cose, imparare a vedere il mondo con gli occhi diversi, imparare a essere noi stessi dentro diversi. Questo ci consentirà di vivere bene in armonia con gli altri e far sì che appaiono soltanto persone positive nella nostra vita. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!